L'educazione finanziaria deve essere patrimonio dell'educazione e della conoscenza di tutti gli individui fin da quando sono piccoli. La scelta di risparmiare è fondamentale per un individuo, la scelta anche della scuola. Poi successivamente nasce una consapevolezza di quale scelte attuare successivamente. Quindi è chiaro che la famiglia è sicuramente molto importante, ma l'educazione finanziaria deve essere attuata a qualsiasi livello, a qualsiasi età. Quindi bisogna iniziare anche molto molto piccoli. Noi lo vediamo sicuramente all'università, quindi come professore all'università lo vediamo direttamente quanto manca questa cultura. Ed ha ragione anche Elsa dicendo che in parte c'è anche un po' di snobismo nei confronti dell'educazione finanziaria. Quindi conterebbe sicuramente tantissimo, renderebbe le persone più consapevoli nelle proprie scelte. Le scelte infatti anche del liceo dei ragazzi, che è così importante, molte volte vengono attuate senza pensare effettivamente al proprio futuro, quindi la consapevolezza del proprio futuro è fondamentale e quindi la conoscenza sicuramente finanziaria è molto molto rilevante. Vediamo tante sono le attività, sicuramente la consapevolezza è sicuramente cresciuta in questi anni, ma va insegnata direttamente all'interno della scuola. Perché la scuola è importante, anzi lo vediamo direttamente nei dati PISA, quanto rilevante è anche la scuola nell'aiutare i ragazzi nell'educazione finanziaria, e aumentare le loro conoscenze finanziarie. Devo dire che il Comitato ha fatto crescere la consapevolezza in Italia dell'educazione finanziaria. Questa è stata una delle attività più importanti, è riuscito a essere capillare anche in Italia, è riuscito anche ad avere dei rapporti all'interno dell'università, quindi creando dei rapporti all'università e quindi non soltanto presentandosi come un'attività, diciamo, generica, quasi ministeriale. No, è stata profondamente rilevante con persone chiaramente che sono molto knowledgeable, quindi conoscono molto bene l'educazione finanziaria e penso che senza il Comitato in Italia non se ne parlerebbe. Di educazione finanziaria se ne parlerebbe sicuramente molto poco, anche perché quando si parla di educazione finanziaria che viene offerta da altri enti oppure da banche o diciamo, attività finanziarie, abbiamo sempre la paura che queste vengano distorte e quindi devo dire che l'attività è stata, diciamo, fondamentale in Italia.